Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Do It Yourself Ispirazione. Oggi proveremo a fare un esperimento, ossia mischiare il nostro ormai conosciuto sapone con del bagnoschiuma al profumo di mango e vediamo un po' che cosa succede. A me il mango piace tantissimo, per cui andiamo a vedere cosa succede con questo esperimento. Come prima cosa, naturalmente, dovete mettere all'interno di questa tazzina il vostro sapone e poi naturalmente metterlo come al solito nel microonde. Poi naturalmente per la forma abbiamo utilizzato questa formina di foam clay che ormai è finita perché è perfettamente tonda, quindi è davvero la forma perfetta per il nostro sapone. Per cui come prima cosa andate a mettere il sapone nella tazzina. Ecco qui, una volta che il sapone è nella tazzina, in microonde per circa 30 secondi fino a che si è completamente sciolto. Ecco qui il nostro sapone sciolto, lo andiamo ad inserire all'interno della nostra formina e prendiamo subito il nostro bagnoschiuma. Ecco qui, come potete vedere, il nostro sapone deve naturalmente ancora raffreddarsi, dovete lasciarlo per circa 2-3 ore. Una volta che si è raffreddato dovreste avere raggiunto questa consistenza e fate un po' di su e giù in modo tale da poter togliere il sapone dalla sua forma ed eccolo qui. Come potete vedere è venuto veramente bene, anche l'arancione mi piace veramente tantissimo e la forma è davvero rotonda e si sente un buon profumo di mango. A me il mango piace veramente tantissimo, per cui lo utilizzerò sicuramente. Naturalmente spero tantissimo che il video sia piaciuto anche a voi, se vi è piaciuto regalatemi un mi piace, non dimenticatevi di andare a vedere tutti gli altri nostri video, naturalmente di abbonarvi al nostro canale, naturalmente ci vediamo sempre qui la prossima volta con nuovi video su Do It Yourself Ispirazione. Ciao!